artigianalità, capacità anche di saper tradurre in manufatti di straordinaria bellezza tanti anni di esperienza, sia a livello nazionale che internazionale, divenendo un punto di riferimento dello stile del Made in Italy. Questa è la storia di una realtà che ha iniziato la sua produzione di gioielli e pietre dure semipreziose quando nel 1998 questo stesso imprenditore, forte di un'esperienza maturata lungo il corso degli anni, fondò uno stabilimento dove oggi prendono vita queste creazioni che sono anche per l'universo maschile non solo femminile. Ma è la finitura, è soprattutto il Made in Italy che si caratterizza in questa storia che vi raccontiamo, il cui protagonista è con noi, è Tonino Boccadamo, a cui do il buongiorno e lo ringrazio per la sua partecipazione all'Italia che va. Salve! Buongiorno, buongiorno a tutti voi! Allora, design, innovazione e Made in Italy, in che cosa si distingue proprio quest'ultimo nella vostra produzione? Abbiamo detto nata non tantissimi anni fa, ma tutto invece affonda le radici nei primi anni Ottanta. Sì, inizio io personalmente come passione, come stimolo di fare qualcosa di creativo, e nel 1978, all'età di 18 anni, inizio le mie prime creazioni in pietre dure, in semplici piccoli monili di pietre dure. La strada è stata lunghissima, è stata molto bella per il risultato raggiunto, ma naturalmente con molte difficoltà. Ora noi siamo a Frosinone perché è la città dove sono nato, dove ho voluto fortemente che, differentemente dai distretti tipici del nostro settore, si creasse questa nostra realtà. Abbiamo nello stabilimento 50 persone che, nella coniugazione dell'artigianalità, della lavorazione manuale alle ultime tecnologie, si riesce a fare dal disegno fino al prodotto finito, tutto il ciclo intero qui, totalmente da noi. Quindi una filiera corta, potremmo dire così. Possiamo anche dirlo bene, sì, perché oltre ad amarlo come lavoro, cerchiamo di guardare tutto il ciclo con un'attenzione come il miglior prodotto del mondo, anche se il costo è alla portata di tutti. Lei ha sempre desiderato aprire una scuola orafa, totalmente gratuita, con l'intento di insegnare questo mestiere antico anche a persone che possono essere state svantaggiate nella vita con affetti da disabilità. Questo è stato un po' un sogno realizzato, Tonino? È stato realizzato e con tanta gioia. Questa volontà nasce da un mio stimolo, motivazione personale, perché io da bambino ho avuto la poliomielite e quindi per questo sento forte di poter dare non solo una mano ma anche un esempio a tutti quei ragazzi che purtroppo vivono la loro realtà all'interno delle quattro mura della propria casa. Tanti sono stati fatti fino ad oggi di corsi e alcune di queste persone così fortemente motivate sono state anche poi assunte a tempo indeterminato nella nostra azienda. Quindi devo occupazione dire, che rappresenta anche la finalità per questa realtà che, dobbiamo dire, anche a partire dal 2014 ha assunto un ruolo chiave con un aumento di fatturato davvero importante, laddove l'export rappresenta il 10% della quota complessiva distribuita su 15 paesi in tutto il mondo. In particolare i paesi su cui fate la corsa, Tonino Boccadamo, sono l'Europa occidentale, mediterranea, ma anche gli stati dell'est. Qual è la strategia che anima questa logica? L'ultimo progetto, quello più importante, è proprio la conquista del mercato, credo, più grande, ed è proprio la Cina. Siamo partiti nel 2018 e abbiamo aperto diversi monomarca nei vari paesi, anche l'ormai famoso Wuhan, e intendiamo continuare questo percorso non solo con l'apertura dei monomarca ma anche con la grande distribuzione. Quindi spero che anche a breve inizi quest'altro nostro sogno. E l'uomo fa parte proprio di quest'altra metà del cielo. Non è una cosa appannaggio solo delle donne, no? Avete anche coinvolto importanti personaggi, testimonial, campioni sportivi,
Perché l'uomo rappresenta un punto di riferimento oggi, non solo per esempio nella cosmesi, dove è un grande consumatore, ma anche nel settore dei gioielli e dei manufatti? C'è sempre più un'attenzione e maggior cura della propria persona anche da parte dell'uomo, e quindi noi chiaramente, sentendo la domanda, abbiamo rincorso questo obiettivo. L'uomo naturalmente ancora non ricopre una grande percentuale del volume d'affari, si attesta sul 30%, che non è poco comunque, ma che comunque è in crescita. È in crescita e corrisponde sicuramente anche alle aspettative per questa vostra realtà. Qui auguriamo davvero grande successo. Restiamo in contatto, Tonino Boccadamo, anche attraverso i social, Facebook e Twitter. Raccontateci i vostri progressi, anche noi ne daremo conto in trasmissione e continueremo a seguirvi con i migliori in bocca al lupo, e grazie per essere stato con noi per questa storia davvero preziosa. Grazie a tutti voi, un grande saluto a tutti gli ascoltatori.